Condivido in larga misura quanto detto dalla dottoressa Capitanio, e però io ho da fare alcune riflessioni. Forse voi non avete saputo, non sapete, che il sottoscritto, mi pare 4 anni fa, è stato raggiunto da un avviso di garanzia. Quindi sono stato iscritto sul registro degli indagati. Sono stato iscritto sul registro degli indagati per aver prodotto un'interrogazione parlamentare. Adesso domanda, è lecito essere iscritti sul registro degli indagati per aver prodotto un'interrogazione parlamentare? No, però se è stato fatto. Però è stato fatto, perché questo è uno dei veri problemi. E fra l'altro quell'interrogazione parlamentare che sollecitava il Ministero degli Interni a, diciamo così, controllare alcune vicende amministrative di un comune della provincia di Cosenza, ha avuto come esito lo scioglimento dello stesso comune per infiltrazione mafiosa. Però il sottoscritto è stato indagato. Io ho comunicato tutto attraverso la trasparenza dei social, ho scritto, ho detto, ho fatto sapere quanto mi stava capitando, però per quell'atto, dal mio punto di vista assolutamente inaccettabile, perché contra legem, da quell'atto è nata una vicenda che ha procurato danno al sottoscritto. Per caso questo è stato oggetto di dibattito pubblico? No, io ho accettato faccio la appello alla sua situazione. No, onestà intellettuale, le faccio una domanda. Se 5 anni fa questa cosa fosse successa a un esponente di Forza Italia, della Lega, del Partito Democratico, faccio per dire i primi 3 partiti che mi vengono in mente, il Movimento 5 Stelle di quel periodo come si sarebbe comportato secondo lei? Ma come state facendo capire, sarebbe partita una, diciamo così, una campagna. Allora, c'è da dire una cosa. Far sapere è un Sarebbe partita una discorso. campagna. Accanirsi e sviluppare la canea attraverso un'enfasi ripetitiva Sì? è tutt'altro discorso. Io penso di essere stato Ma della fra i Canea che chiede soggetti. scusa Di Maio, perché della Canea chiede scusa Di Maio sia per quanto riguarda Tempa Rossa che per quanto riguarda il caso dell'ENI, per quanto riguarda tutta una serie di casi che hanno investito la politica, insomma, Pennacchioli, il cortocircuito tra mi la politica scusi, e la io e lei ci giustizia conosciamo da più tempo. da qualche Io ho anno, sì. sempre sostenuto che prima di parlare si debbano leggere le carte, si debbano acquisire tanti e diversi punti di vista, perché anche a fronte delle accuse più gravi, poi in sede dibattimentale ci può essere il rovesciamento della realtà. Io non per nulla ho citato Gaia Tortora, perché tutti quanti noi italiani dovremmo aver memoria di quanto è capitato ad E ci Enzo Tortora. ricordiamo Fare anche le prime giustizia è pagine dei giornali e difficile. quanto la politica anche ha cavalcato quella fase là. Ma andiamo oltre perché abbiamo pochissimo tempo. Io le devo fare una domanda perché ho Sì, parlato di prego. ortodossia.